7 aprile 1954. Il presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, pronuncia lo storico discorso sulla teoria del domino. Eroe della Seconda Guerra Mondiale, Ike espresse il convincimento che il comunismo si sarebbe diffuso da un paese all'altro fino a dominare il mondo, proprio come in una fila di domino crolla una tessera dopo l'altra. Anche l'intervento americano in Vietnam venne giustificato così. Il leader sovietico Lenin, molti anni prima, aveva teorizzato la rivoluzione internazionale. Il comunismo era un movimento basato sulla classe, piuttosto che su nazionalità. La rivoluzione comunista avrebbe ispirato rovesciamenti di regime in Germania, Francia e altre nazioni europee. Per realizzare questo obiettivo, già dal 1919 Mosca istituisce il Comintern, un comitato di delegati russi e stranieri, con l'obiettivo principale di promuovere e sostenere partiti e movimenti comunisti in altre nazioni. Al Comintern parteciparono delegati dei partiti comunisti di dozzine di paesi, Italia compresa. Il governo sovietico garantiva formazione e supporto materiale a individui e gruppi in tutto il mondo, tra cui il Partito Comunista Cinese. Sulla base di ciò, la teoria del domino, sposata poi dai leaders del mondo occidentale, ha plasmato anzitutto la politica estera degli Stati Uniti e dei suoi alleati durante la Guerra Fredda, ma anche negli anni successivi. Espressa dapprima in riferimento all'Indocina, con la guerra in Vietnam, resterà lo sfondo teorico per giustificare ogni altro intervento degli Stati Uniti nel mondo.